Devo anche scusarmi, forse l'avete capito dal discorso di Antonietta, io ormai sono 25 anni che non parlo italiano abitualmente, quindi faccio un po' fatica, mi sono reso conto quando stavo preparando queste slide che era per me difficile scriverle in italiano e mi perdevo, quindi in realtà queste sono molto illustrative, ma le vedrete, sono scritte in inglese, io ve le racconterò in italiano perché altrimenti mi sono reso conto mi stavo un po' perdendo. Come avete anche capito, voglio cominciare a parlarvi diciamo dei materiali e soprattutto di quello che nuovi materiali possono portare in generale allo sviluppo sociale ed economico e industriale della nostra società e anche come queste nuove tecniche di scienze dei dati possono aiutarci nel progresso, ma voglio anche concludere diciamo con qualche commento su l'informatizzazione della nostra società e diciamo i privilegi ma anche i pericoli. Parto in questo discorso da Lucrezio che, come forse saprete, aveva identificato le tre ere dell'umanità nell'era della pietra, l'era del bronzo e l'era del ferro, soltanto per dire che da sempre abbiamo usato i materiali per identificare lo sviluppo della nostra società. E in fondo, se guardiamo la nostra storia recente, è stata dominata, diciamo, la seconda parte del XX secolo, da un lato dalle capacità e dai pericoli che il nucleare ci ha dato, e tutta la rivoluzione informatica che stiamo vivendo è stata basata sostanzialmente sul capire le proprietà del silicio e di come si potevano cambiare le proprietà elettroniche di questo materiale con il dopaggio, con altri materiali che venivano inseriti. E se volete una previsione, il XXI secolo sarà l'era dei materiali per l'energia. L'energia è uno dei grossi problemi che noi stiamo incontrando e forse da lì verranno le soluzioni per quello che vi racconterò tra un attimo. Comunque, a parte questa, se vogliamo, introduzione storica, volevo darvi un po' di esempi per farvi capire quanto siano importanti i nuovi materiali per la nostra società. Questa mattina, anzi, mi stavo facendo la barba e forse voi non ve ne rendete conto, ma i rasoi di adesso funzionano molto meglio perché invece che essere sostanzialmente delle lamette di metallo, sono ricoperte di quello che chiamiamo diamond-like carbon, uno strato sottilissimo di carbonio amorfo che ha la stessa durezza del diamante, e quindi posso cambiare la mia lametta ogni 30 giorni invece che un giorno. Questo era un piccolissimo esempio mentre ci stavo pensando, però diciamo questi sono forse i problemi veramente importanti. E parto dal problema dell'energia, di cui vi racconterò meglio nelle prossime trasparenze. Però la nostra società ha bisogno urgente, fondamentale, di nuovi materiali per essere in grado di collezionare ad esempio l'energia che arriva sulla Terra dal Sole, per convertire questa energia, ad esempio convertirla in elettricità, convertirla in altri combustibili che possono essere combustibili a costo ambientale zero come l'idrogeno, trovare dei modi per conservare l'energia se ad esempio ci affidiamo al solare di notte, come facciamo a recuperare quell'energia che abbiamo collezionato durante il giorno, o più semplicemente dobbiamo diventare più efficienti nell'usare la nostra energia. Una delle grandi rivoluzioni è quella dell'illuminazione industriale personale, dove non usiamo più il filamento di tungsteno e incandescenza, ma abbiamo tutte queste nuove tecnologie basate sullo stato solido che diciamo diminuiscono il consumo di energia di un fattore 4, di un fattore 5. Altri esempi: abbiamo bisogno di nuovi materiali per proteggere l'ambiente. Supponiamo che ci sia una oil spill, che diciamo quando, come succede, una petroliera perde il suo carico in mare, come facciamo ad assorbire queste onde nere che arrivano, e in generale come facciamo a purificare un sito che sia inquinato con inquinamento chimico, inquinamento nucleare, scusate. Qui io in Svizzera lavoro molto con l'industria locale. In generale, come sapete, abbiamo quella che chiamiamo una high tech industry e anche high value, quindi industrie che producono componenti di alto valore o di alta tecnologia, e sono tutte basate sui nuovi materiali, dalla micromeccanica all'industria dell'orologio.
un'altra rivoluzione, sempre di più negli ospedali si usano materiali che siano biocompatibili, diciamo, che possano diciamo, creare la giusta crescita, ad esempio, di materia ossea quando fate un impianto dentale, una protesi all'anca. Di nuovo, per ritornare alla situazione svizzera, è estremamente importante non solo sviluppare nuove medicine, nuove molecole terapeutiche, ma anche capire come si possono stabilizzare, come si possono crescere, come si possono distribuire. Quindi persino l'industria farmaceutica è interessatissima alle proprietà materiali di questi cristalli di molecole organiche. Sempre più importante diventa capire la sicurezza del cibo. Questo è un problema non soltanto occidentale, ma un problema dei paesi in via di sviluppo, dove si spreca una quantità di cibo ancora maggiore che nel mondo occidentale, precisamente perché non siamo in grado di capire quando questo cibo sia ancora safe, quando sia ancora sicuro per essere consumato o sia diventato pericoloso. È, se vogliamo, ovvio dire che tutta la rivoluzione informatica delle comunicazioni è basata sui nuovi materiali. La scienza fondamentale negli ultimi anni si basa sui nuovi materiali. Forse avete sentito nominare il grafene, questo strato bidimensionale di atomi di carbonio, per cui è stato dato il premio Nobel del 2010 a Andrei Geim e Kostia Novoselov, e molti altri materiali, a partire dai cosiddetti superconduttori ad alta temperatura che erano stati scoperti ai laboratori di ricerca di Zurigo dell'IBM nel 1986, e se venite nella Svizzera, diciamo, francofona, al CERN, al centro di ricerca nucleare, ci sono probabilmente gli apparati sperimentali più grandi che sono mai stati sviluppati, e si basano tutti su nuovi materiali. Ma per un attimo voglio rimanere su questo, che secondo me è uno dei problemi più importanti, quello che abbiamo, il problema dell'energia. Vi faccio vedere, non voglio presentare i numeri, ma voglio darvi un'idea un po' qualitativa, diciamo, di quanto questo sia importante. Questo è il cosiddetto indice di sviluppo umano, che è una misura che è stata inventata da Amartya Sen ad Harvard, un famoso economista, per, diciamo, misurare qual è il benessere umano di una società, qual è la mortalità infantile, qual è il grado di educazione, qual è l'emancipazione femminile, e insomma tutti questi puntini verdi sono nazioni, diciamo, del mondo, se vogliamo, occidentale, sviluppato, con un indice di sviluppo umano molto alto. Ma è molto interessante questa curva in funzione del consumo di elettricità, che vede una correlazione molto forte tra società che hanno pochissima disponibilità di energia e di elettricità. Qui in fondo c'è l'Etiopia, in cui per un paese di 85 milioni di persone ci sono solamente due dighe che provvedono ai fabbisogni elettrici, e vedete come piccoli aumenti della capacità elettrica, dell'energia disponibile, siano correlati molto fortemente allo sviluppo all'indice di sviluppo umano. Il rovescio della medaglia è se ci sediamo sui paesi occidentali come modello di sviluppo, e questo è un altro grafico interessante che forse avete visto, diciamo, e dice: beh, abbiamo 7 miliardi e 300 milioni di persone. Se tutti questi 7 miliardi di persone vivessero come vive il Bangladesh, o come vive l'India, come vive l'Uganda, come vive la Francia, gli Stati Uniti d'America, gli Emirati Arabi Uniti, quale sarebbe l'impatto sul pianeta? E la verità è che se tutti vivessero come vivono, se, diciamo, gli Stati Uniti d'America, avremo bisogno di 4 pianeti per poter avere 7 miliardi di persone che vivono così bene. Europa, siamo attorno a 2 pianeti e mezzo, quindi semplicemente non abbiamo risorse per provvedere a tutte queste persone. Se volete un commento cinico, ogni tanto possiamo pensare alla Terra come a un organismo che è stato infettato dalla popolazione umana, e la domanda è se riuscirà a sopravvivere
a questa infezione, diciamo. E ogni tanto si guarisce, ogni tanto si muore, come sapete. E se vogliamo fermarci sempre su questo problema dell'energia, vi do degli esempi un po' più specifici di quali potrebbero essere i materiali che sono fondamentali per cercare di avere uno sviluppo ragionato che non occupi, diciamo, risorse che non sono sostituibili, come diciamo i carburanti fossili, come il petrolio, e possa anche cercare di spingere a un consumo di energia minore aumentando l'efficienza. Questo è uno studio delle accademie nazionali americane di scienza e di ingegneria, e se vogliamo racconta un po' quali sono le direzioni più importanti in cui muoverci. Vogliamo nuovi materiali che siano in grado di assorbire la luce solare e convertirla in elettricità, oppure convertirla in quella che chiamiamo energia chimica. E uno dei modi più benigni è quello di usare la luce solare per prendere una molecola d'acqua, spezzarla in due e creare idrogeno e ossigeno. Idrogeno, se volete, è un combustibile pulito che quando si ricombina con l'ossigeno produce acqua. Quindi non tutti i combustibili, noi pensiamo al petrolio e alla benzina che producono monossido di carbonio, anidride carbonica, nitrati di carbonio, ma esistono dei combustibili come l'idrogeno che non hanno nessuna ricaduta ambientale. Vogliamo anche trasformare questo idrogeno, questo combustibile, in elettricità, non con un motore a scoppio, ma con una reazione catalitica con le celle a combustibile, o vogliamo essere in grado di raccogliere il calore che viene perso da un impianto industriale, dal motore di una macchina, e convertirlo con dei materiali termoelettrici in elettricità. E una volta che abbiamo questi generatori, se vogliamo, di energia, vogliamo anche capire come conservarla, non solo, diciamo, conservarla nelle batterie che stanno dentro i nostri laptop, stanno dentro i nostri telefonini, ma vogliamo anche avere delle batterie enormi che siano in grado di supportare tutta la nostra rete elettrica durante la notte, quando non c'è il sole a provvedere questa energia. Oppure vogliamo semplicemente essere più efficienti, vogliamo materiali leggeri e sempre più leggeri per le nostre automobili, per i treni, per gli aerei. Come sapete, ad esempio, l'ultimo aereo della Boeing è in maggior parte costruito con materiali compositi a fibre di carbonio, e quindi più leggero, e quindi richiede meno combustibile per percorrere la stessa quantità di chilometri. Vogliamo nuovi materiali magnetici per i motori elettrici delle nuove auto elettriche. Come ho detto, abbiamo già una nuova generazione di materiali LED allo stato solido che sono in grado di illuminare e di trasformare l'elettricità in luce. E persino, questo forse è uno dei miei esempi preferiti, forse non sapete che tra l'8 e il 10% della produzione mondiale di anidride carbonica, che è quella, diciamo, che è alla base dell'effetto serra, viene dalla produzione del cemento. Produrre cemento richiede una quantità enorme di energia ed emette anidride carbonica, e quindi questa combinazione degli usi di energia e la produzione di anidride carbonica alla fine porta a quasi il 10% delle emissioni mondiali. Quindi persino sviluppare dei cementi a alta performance, che siano in grado di supportare un peso maggiore con una minor quantità di cemento, avrebbe un impatto diretto sull'environment, sull'ambiente. Quindi questo è un caso, è un esempio di efficienza. Allora, dove stiamo al giorno d'oggi? Di nuovo, non voglio darvi numeri, quindi non pensate troppo ai numeri, però guardate queste curve. Partiamo qui da poco prima della crisi del 73 fino ai giorni nostri. Quindi questo è come va al mondo, diciamo. Questa è la quantità di energia che usiamo e come è prodotta. In rosso abbiamo il petrolio, in marrone abbiamo il carbone, che vedete dal 2000 in poi sta risalendo e presto sorpasserà il petrolio. Ci sono riserve enormi di carbone purtroppo forse in Cina, negli Stati Uniti, e quindi viene molto usato ed è uno dei materiali più inquinanti. Questo è il gas naturale, questa è la capacità idroelettrica, che come vedete è molto importante, questo è il nucleare che sta calando, e questa è la nostra speranza. Queste sono le fonti
di energia rinnovabili che finalmente stanno diventando rilevanti, soprattutto il solare, ma anche l'energia eolica. La Cina quest'anno ha speso più dell'America e dell'Europa combinate in generazione di energia solare, ed è questo sforzo in Cina in realtà che ha abbassato del 70-80% il costo dei pannelli solari basati sul silicio amorfo. Però vedete, siamo qui con le fonti rinnovabili e diciamo il mondo ha bisogno, se facciamo la somma di tutte queste, curve, ha bisogno di 80 e con le rinnovabili siamo a 2, quindi siamo molto lontani. Per darvi un'altra idea, se dovessimo far andare il mondo intero a energia solare, questa sarebbe la quantità di terra che dovremmo dedicare a factories, a installazioni di pannelli solari. Adesso questi 6 puntini sembrano molto piccoli, però ognuno di essi insomma circa le dimensioni della Svizzera, quindi abbiamo bisogno di 6 Svizzere ricoperte di pannelli solari. Se riusciamo a raddoppiare, cosa che è quasi impossibile, l'efficienza dei nostri pannelli solari, abbiamo bisogno soltanto di 3 Svizzere. Se riusciamo a dimezzarne il costo, cominciamo a diventare competitivi con il petrolio, produzione dell'energia. Quindi in realtà c'è molta speranza, però c'è anche molta strada da percorrere. Noi, se volete, come scienziati siamo un po' all'inizio di questo, percorso, e però vorrei farvi capire come sia un percorso che è appena iniziato, e per questo ho dovuto ricordarmi anch'io quanto recente sia questa disciplina che si chiama scienza dei materiali, dove cerchiamo di capire e inventare nuovi materiali. Adesso io spero che molti di voi riconoscano questa fotografia nell'audience, anzi lo chiedo, chi di voi riconosce questa? Ecco. L'altra domanda è: sapete cosa tiene in mano Borga? Una racchetta da tennis. E questa racchetta da tennis è la leggendaria Donnay All Wood, tutto legno. Quindi nel 1980 il materiale avanzato, è un materiale che io amo moltissimo, il legno, però diciamo Bjorn Borg vinceva a Wimbledon con una racchetta di legno, e immagino che molti di voi sciano, questo è un altro eroe diciamo della mia giovinezza, questo riconoscete, Ingemar Stenmark, che ha sempre sciato con Elan, e Elan nel 1983 promuoveva i propri sci come fatti completamente di legno. Quindi in questo senso la scienza dei materiali è molto recente e per questo c'è speranza. Abbiamo appena cominciato a capire come funziona il mondo. Allo stesso tempo la scienza computazionale è appena iniziata e adesso voglio farvi un excursus su questo, cominciando da quelle che io chiamo notizie un po' dolce amare. Abbiamo persino convinto 2 anni fa la Nobel Academy che ormai le simulazioni sono così realistiche che predicono quello che un esperimento ci darebbe. Poi diciamo l'Accademia svedese funziona in modi misteriosi e quello che dicono è che il modo per farlo, e questo veramente è un grande onore per noi, è usare quello che si chiama il metodo di Care Parinello, Roberto Care e Michele Parinello qui, e poi per ragioni misteriose dicono boh, insomma, questo va ad altre persone, non commento di più, però volevo soltanto farvi sapere quanto rilevante questa disciplina è diventata, e per questo volevo fare un passo indietro e dirvi come sono cominciate, diciamo, quelle che noi chiamiamo le simulazioni da principi primi. E per fare questo passo indietro devo andare al 27 dicembre del 1925, non molto lontano da qua. Sapete cosa è successo il 27 dicembre del 25? È difficile. Erwin Schrödinger è andato a sciare. Schrödinger andava a sciare a Natale, come tutti. A differenza di tutti, diciamo, quello che faceva è che lasciava
a casa la moglie e l'amante e si rifugiava da Rosa con una terza donna che non abbiamo mai conosciuto e che si chiama The Lady of Rosa, ma il 27 dicembre del 25 scriveva in tedesco, che diciamo ho trovato tradotto in inglese, non ho ritradotto in italiano, scriveva dicendo sto combattendo con una nuova teoria atomica, sono molto ottimista e penso che se solo posso risolverla, se solo posso risolvere le equazioni, sarà molto bella. Questo è il 1925, per 60 anni abbiamo risolto solo alcuni problemi molto eleganti ma molto semplici. Quello che è successo fondamentale è stato che a metà degli anni 60 Walter Cohn, diciamo un po' tra Parigi e San Diego, ha riscritto la meccanica quantistica non nella forma in cui l'aveva pensata Schrödinger, che era, se vogliamo, la forma corretta ma computazionalmente impossibile, se l'è reinventata in un modo che era computabile, che in linea di principio permetteva di calcolare le proprietà elettroniche di una molecola, di un materiale, usando, diciamo, delle tecniche computazionali che sapevamo, uso il plurale molto generosamente qui, che si sapeva come trattare. Allora, questo è un po', in inglese si dice the agony and the ecstasy, è il grande successo ma anche il tallone d'Achille di molto di quello che facciamo. È una teoria potentissima e usatissima, però per praticarla dobbiamo fare delle approssimazioni che ogni tanto sono sufficienti, ogni tanto non lo sono. Però per darvi un'idea dell'impatto e ogni tanto per far arrabbiare anche i miei colleghi fisici, ho messo assieme, diciamo, questa tabella che racconta, di nuovo, non state a guardare cosa c'è scritto qui, che prende tutti gli articoli che siano mai stati pubblicati nei giornali dell'America, della Società Americana di Fisica, a partire dal 1893. Per quelli di voi che sono fisici, qui c'è John Bardeen, che ha vinto due premi Nobel in fisica, quindi lui è al numero 22 di questa classifica. Questa è un po' la classifica di bellezza, quindi spesso mi dicono sono le Britney Spears o Rihanna della fisica, però vedete qui in rosso ci sono tutti gli articoli che trattano del problema di density functional theory di Walter Cohn e questi metodi computazionali. Quindi tutto questo campo è dominato, diciamo, dalle simulazioni di struttura elettronica. E se ci spostiamo dalla fisica alla scienza in generale, Nature poco tempo fa, a ottobre, ha raccolto le citazioni bibliografiche di tutta la storia scientifica dell'umanità in tutti i campi, e c'è una raccolta, e hanno analizzato i 100 articoli più citati per sempre, e tra questi 100 articoli su tutte le discipline, dalla biologia alla medicina, alla chimica, all'economia, 12 articoli sono completamente dedicati alle simulazioni quantistiche dei materiali. Quindi, se volete, e io parlerò tra poco di rivoluzione, una rivoluzione lenta nel modo in cui noi ci occupiamo di scienze e tecnologie, ma queste tecniche stanno cambiando quello che facciamo. E in particolare, diciamo, l'interesse nostro è precisamente quello di accelerare la scoperta di nuovi materiali, perché vi faccio un po' di esempi, diciamo, di materiali che sono entrati nella nostra vita quotidiana a partire dal teflon, dal veltro, dalle batterie al litio, dai nuovi catalizzatori. Vedete, spesso ci vogliono 20-30 anni per passare da una scoperta a un'applicazione. Per farvi il caso delle batterie che usiamo tutti i giorni, le batterie agli ioni di litio, sono state inventate da John Goodenough verso la metà degli anni 70 all'Università di Oxford. La Sony per la prima volta le ha commercializzate 20 anni dopo, all'inizio degli anni 90, e solamente negli ultimi 5-10 anni hanno preso piede sul mercato. Allora la domanda è: se abbiamo così tanto bisogno di nuovi materiali, come facciamo a non aspettare 20, 30, 40 anni per inventarli, ottimizzarli
e farli diventare usufruibili. Una delle tante possibilità, questa non è l'unica, ma è esattamente usare queste tecniche di simulazione quantistica che al giorno d'oggi ci permettono di predire le proprietà dei materiali e sfruttare la capacità che abbiamo di esplorare molto rapidamente tantissime possibilità. In fondo Edison l'aveva già capito, questo è Thomas Alva Edison, era molto contento, vedete qui, di aver inventato la lampadina, e per capire qual era il filamento della sua lampadina, quello che ha fatto, ha provato e riprovato, ha testato 3.000 materiali e alla fine ha deciso che il filo da cucire era il materiale migliore per il filamento. Forse in un modo più interessante e in un modo più importante tornerò su questa questione della sintesi. Ammonia penso che sia ammoniaca in italiano, no? La sintesi dell'ammoniaca è un esempio molto interessante che farò alla fine. Comunque ecco qui Fritz Haber, molto contento di se stesso. Fritz Haber, oltre che aver inventato il procedimento di sintesi dell'ammoniaca, si era anche dedicato durante la prima guerra mondiale allo sviluppo delle armi chimiche, e sua moglie in protesta si è sparata sul tavolo da pranzo prima del ricevimento, diciamo, quindi state attenti a quello che fate, insomma, non ha sparato a lui, insomma. Comunque, diciamo, il suo collaboratore Alvin Mittasch alla BASF ha testato 22.000 materiali per capire che c'era un catalizzatore a base di ferro che poteva produrre ammoniaca con non la stessa efficienza dell'osmio, che era il materiale che era stato trovato da Fritz Haber, però con un costo infinitamente minore. E ammoniaca è importantissima, ci arriverò, per la produzione dei fertilizzanti, alla base dell'industria chimica mondiale. Ed è interessante sapere, uno penserebbe che nei 100 anni che sono passati da qui avessimo capito tutto su come si fa a produrre l'ammoniaca, e diciamo in questo campo questo è uno dei miei risultati favoriti. 5-6 anni fa Jens Norskov, che adesso sta a Stanford, ha fatto vedere con delle tecniche computazionali in cui esplorava moltissimi materiali e capiva anche le correlazioni tra le proprietà di questi materiali e le proprietà del catalizzatore della reazione, che in realtà esisteva una lega di cobalto e molibdeno, se vogliamo, la cui efficienza era paragonabile o perfino superiore all'osmio, ma il costo era uguale a quello del ferro. Quindi 100 anni dopo la scoperta dei catalizzatori a base di ferro scopriamo dei catalizzatori che sono 100 volte più efficienti. Diciamo, questa è la storia interessante. L'altro lato della medaglia è che non si cambia un'industria da miliardi di dollari o miliardi di franchi o miliardi di euro quotidiani semplicemente perché abbiamo inventato un nuovo catalizzatore. Quindi per cambiare un'intera industria c'è ancora molto molto da fare, però intellettualmente scoprire che possiamo trovare un materiale che è 100 volte più efficiente per uno dei processi industriali più importanti che esistano vi fa capire quanto spazio ci sia ancora per la scoperta di nuovi materiali. Questo è un altro esempio che è più vicino a noi, sia per la tecnologia e anche perché era stato sviluppato tra gli altri da Thomas Schultes, che è qui il direttore del centro di calcolo, ed è la scoperta della cosiddetta tunneling magnetoresistance, un fenomeno fisico di magnetoresistenza che si trova nelle giunzioni tra il ferro e l'ossido di magnesio. Questa è una scoperta teorica nel 2001. Nel 2004 Stuart Parkin all'IBM dimostra che questi materiali effettivamente hanno questo effetto previsto, e nel 2007 tutti i dischi rigidi, il 98.2% dei dischi rigidi che sono stati prodotti nel 2007, a 6 anni dalla scoperta teorica, sono basati su questa nuova tecnologia. Quindi vedete come un'invenzione teorica può accelerare lo sviluppo e il deployment tecnologico di una nuova invenzione. E questo succede, diciamo, e la speranza è che questo succeda sempre di più per due ragioni. Una è quella che abbiamo
queste idee, queste teorie del comportamento degli atomi, degli elettroni, nelle molecole, nei materiali, che ci permette di predire il loro comportamento senza fare un esperimento, semplicemente facendo una simulazione quantistica. L'altra ragione che ci aiuta enormemente è che noi felicemente stiamo seduti su una specie di legge di Moore. Questa era una statistica che parte di nuovo dall'inizio degli anni 90 fino al giorno d'oggi e che dice sostanzialmente che questo in rosso è il calcolatore più potente che esista al mondo e vedete come migliora le sue prestazioni in questa scala che è una cosiddetta scala semilogaritmica, vedete qui è prestazione 1, 10, 100, 1000, 10.000. Quello che questa curva rossa ci sta dicendo è che la potenza di calcolo raddoppia ogni 14 mesi e questo in rosso è il calcolatore più potente al mondo, questo in giallo è il fanalino di coda, ogni 6 mesi si fanno queste classifiche, questo in giallo è il calcolatore che sta al numero 500 della lista e quindi vedete sta sulla stessa, alla stessa pendenza, non è così veloce però migliora con la stessa, con lo stesso ciclo di 14 mesi e questa in blu è la somma di tutti i 500 computer al mondo. I calcolatori che stanno qui a Lugano sono al numero 6 al mondo in questo momento e sono anche nella top 10 dei calcolatori a più basso consumo di energia. Quindi you know, io posso andare dai miei colleghi sperimentali e dirgli beh guardate io non faccio niente, aspetto 14 mesi, la qualità della mia scienza raddoppia. Se non era zero all'inizio, in qualche modo migliora. E di nuovo, questo è un esempio in tempo reale, questo nel caso decidessero di darci l'intera macchina che sta qui a mano, questa sarebbe la velocità in tempo reale con cui possiamo calcolare le proprietà di un nuovo materiale. Al giorno d'oggi ne possiamo fare 500 al minuto, e in 12 anni, che sarà il tempo del progetto che vi racconto tra un attimo, ne possiamo fare 500.000 al minuto. Quindi capite che una volta che abbiamo raggiunto l'accuratezza nel predire le proprietà dei materiali, poi esplorare tutte le possibili combinazioni è un problema informatico, come gestire 500.000 combinazioni al minuto, che però felicemente usa questa legge di Moore dello sviluppo delle capacità computazionali. E se mai pensiate che 500.000 sono pochi, vorrei farvi sapere che l'intero scibile umano conosce a malapena le proprietà di 170.000 materiali e spesso sa molto poco, non sa neanche tutti gli atomi che esistono in quel materiale, in quelle specie chimiche. Quindi se volete lo spazio dei materiali utili sta appena venendo scoperto. Per questa ragione io spesso parlo di una rivoluzione che sta succedendo nel nostro campo, però una rivoluzione lenta, non è che ci svegliamo il giorno dopo e non esiste più un re, è una rivoluzione che si svolge nell'arco di 30-40 anni, quindi se uno per un attimo guarda quello che succede al giorno di adesso non se ne rende conto, però quello di cui ci stiamo accorgendo è che sta cambiando l'intero modo in cui noi ci occupiamo di scienza e di tecnologia. E io qui ponevo appunto questa domanda al Fondo Nazionale Svizzero, che era cosa succederebbe se l'accuratezza e la velocità dei nostri esperimenti, invece che aumentare semplicemente con le risorse finanziarie, le risorse umane, le risorse fisiche che ci mettiamo, aumentasse la velocità a cui aumentano le risorse computazionali, raddoppiasse diciamo una volta ogni 14 mesi e diciamo secondo me quello che succederà alla rivoluzione non è solo secondo me, diciamo questo è un pensiero che ormai sta diventando diffuso, poco tempo fa la Casa Bianca, vedete qui Presidente Obama looking smug, looking intelligent, che dice noi stiamo per creare, come se è stato la fine degli anni 90, abbiamo creato un'iniziativa per il genoma, creiamo la Materials Genome Initiative, creiamo un'iniziativa per capire tutte le capacità dei nuovi materiali e quindi ci sono sforzi che stanno nascendo negli Stati Uniti, qui in Europa, vi racconto tra un attimo quello che succede qui in Svizzera,
qualche mese fa la Cina ha annunciato che varerà la propria iniziativa di genomica dei materiali. E in generale, poco tempo fa abbiamo messo assieme un gruppo di 11 istituzioni svizzere che include l'Università della Svizzera Italiana, che include il centro di calcolo qui a Manno e sostanzialmente copre tutta la Svizzera, vi farò vedere le persone tra un attimo, che hanno esattamente questa missione nei prossimi 12 anni di accelerare la scoperta di nuovi materiali per avere, diciamo, quelle che chiamiamo improved properties and performance, per migliorare la performance di tutti questi materiali. Il Fondo Nazionale Svizzera ci ha creduto, abbiamo 18 milioni per i primi 4 anni con fondi complementari da tutte le altre istituzioni, quindi 35 milioni di franchi per i primi 4 anni e poi continueremo fino al 2026, diciamo che comincia ad essere una data interessante. E queste sono tutte le persone coinvolte e vedete qui il sorridente professor Farinello e Thomas Schultes, Busi e CS. Allora, non voglio annoiarvi più di tanto, quindi magari salto un po' di queste slides, io preparo sempre troppe trasparenze rispetto a quello che voglio fare, lasciatemi saltare un po' di cose perché queste erano delle cose un po' tecniche, voglio solo farvi vedere un qualche esempio senza magari concentrarsi troppo su cosa rappresentano questi grafici, ma per farvi capire come siamo in grado di calcolare le proprietà dei materiali senza fare un esperimento. Questo è quello che succede se prendiamo un pezzo di diamante, un pezzo di silicio o un pezzo di un semiconduttore e queste curve rappresentano tutte le possibili vibrazioni di questi materiali e queste vibrazioni sono importantissime perché determinano le proprietà meccaniche, le proprietà termiche, le proprietà di trasporto elettrico, le proprietà di trasporto termico e sappiamo da anni come misurarle. Vedete, questi esperimenti in rosso sono del 1967, diciamo quello che vi serve è un reattore nucleare e un pezzettino di carbonio, mettete queste due cose assieme, il flusso di neutroni vi permette di misurare queste vibrazioni e questi sono i dati in rosso. I dati in nero sono stati calcolati da noi senza sapere nulla, senza avere nessun input sperimentale 10 anni fa su un computer e questa è la cosa di cui sono molto più fiero. Li ho ricalcolati 5 anni fa sul mio telefono cellulare. Questo era il telefono cellulare, la Nokia aveva delle grandi idee fino a un po' di anni fa. Questo era un telefono cellulare che si basava su un sistema operativo aperto, su Linux, uno degli ultimi, e quindi era possibile installare e far correre dei codici di ricerca scientifica. E quello che vedete in tempo reale è il mio cellulare che calcola tutte le proprietà di un pezzo di silicio in 45 secondi. Quando io ho fatto, diciamo, il primo calcolo su questo sistema 25 anni prima ci voleva un supercomputer Cray, qui all'epoca ce n'erano pochissimi in tutta Europa e ci volevano 5-10 minuti per fare questo conto. Questo è solo un esempio, non vi racconto di altre proprietà, quindi voglio saltare perché voglio arrivare a un po' di conclusioni che dovrebbero aiutarci anche a far pensare non soltanto alla scienza computazionale, ma dove sta andando il nostro mondo. Però prima di arrivare a quello vorrei soltanto raccontarvi l'ultima cosa che mi pare interessante e che questa è la prima volta che ci confrontiamo nella scienza computazionale con un altro problema, cioè non più, diciamo, dedichiamo mesi o anni della nostra vita a un singolo progetto di ricerca. Pensate a uno studente di dottorato che magari passa 4 anni a capire come calcolare, come diciamo da principi primi, quelle vibrazioni in nero che vi ho fatto vedere prima con i puntini sperimentali rossi. Ma adesso che le possiamo fare in 45 secondi sul mio cellulare o in, you know, frazioni infinitesimi di secondo su un computer, la domanda è come ci comportiamo di fronte al fatto che possiamo ripetere questa simulazione per centinaia, migliaia, milioni di volte. Per questo mi sono ispirato a Walter Benjamin, che ha scritto questo libro bellissimo, L'opera d'arte nell'era della riproduzione meccanica. E una delle cose potentissime che noi possiamo fare adesso
è che possiamo avere un panorama estesissimo di quello che una certa ipotesi ci porta, perché possiamo fare, diciamo, esplorare un'ipotesi non su un singolo esempio rappresentativo, ma su centinaia, migliaia di esempi, e soltanto da lì, secondo me, arriva una scienza interessante in molti casi nel capire perché una certa proprietà dei materiali emerge. E quindi, se volete, questa disciplina è nata 30-35 anni fa. Qui io ho parlato degli ultimi 25 anni perché è semplicemente l'età che conosco, e quello che è successo in un modo interessante è che siamo passati, io dico spesso, dal Rinascimento all'età industriale, perché siamo in grado di fare questi conti esattamente come l'età industriale ha portato la produzione di massa. Possiamo fare questi calcoli in modo massiccio, abbiamo delle tecniche di controllo di qualità diffuso, e abbiamo persino la possibilità di fare queste cose, come si dice, produzione industriale just in time, esattamente al momento. Però ci manca ancora una cosa. Noi organizziamo i nostri laboratori di ricerca esattamente come 500 anni fa. C'è, se volete, un maestro, un pittore affermato, e ci sono gli apprendisti che imparano dal maestro. Il maestro si ammala, viene un infarto, scompare, scappa, e il workshop, il laboratorio, scompare. Non abbiamo, se volete, sviluppato un modello di condivisione dei risultati della scienza computazionale che sia diverso, se volete, da questo modello universitario che risale, diciamo, alla nascita, in fondo, dell'università. Non voglio annoiarvi anche su questo, però, diciamo, ci siamo messi a lavorare, specialmente spinti da questo nuovo centro svizzero, a ripensare il modo in cui concepiamo e condividiamo i nostri risultati scientifici, come possiamo automatizzare il più possibile le operazioni che facciamo perché non diventino, diciamo, una routine noiosa per la persona che le deve fare, come possiamo fare in modo che tutto quello che facciamo sia conservato per sempre, di modo che sia possibile per noi recuperarlo anni dopo che è stato fatto la prima volta, o semplicemente possa essere trasferito da uno studente all'altro, da un ricercatore all'altro, o possa persino essere condiviso tra molti gruppi nel mondo. E tornerò di nuovo su queste idee. Quindi lasciatemi concludere la parte scientifica, e poi ho ancora due o tre trasparenze, un po' più di riflessione. Allora, c'è un ottimismo, secondo me, in questo campo, perché pensiamo veramente che queste tecniche computazionali ci permettano di trasformare ed accelerare in un modo radicale il modo in cui inventiamo e scopriamo nuovi materiali, ma anche nuovi fenomeni, nuovi processi, sia nella ricerca fondamentale scientifica, sia nelle applicazioni tecnologiche. E, diciamo, alla base, diciamo, di questa promessa, di questa missione, o di questa persino constatazione, ci stanno, secondo me, tra i pilastri il fatto che abbiamo sviluppato negli ultimi 40-50 anni delle tecniche di simulazione quantistica che sono molto accurate, ci permettono di predire quello che succede prima di fare un esperimento. Siamo seduti molto felicemente su questo raddoppio della capacità computazionale ogni 14 mesi, quindi possiamo sdraiarci e guardare, e sempre di più nei prossimi anni cominceremo ad usare le idee che vengono dalla scienza computazionale, dalla scienza dei dati, per capire le correlazioni che esistono nella quantità infinita di dati che stiamo producendo e che siamo in grado, diciamo, di produrre con la scienza computazionale. E sperabilmente, diciamo, questo paradigma scientifico verrà applicato soprattutto a dei problemi, diciamo, di importanza urgente per la società. E io ritorno al problema dell'energia, questa è una vignetta dell'Economist che vi traduco, diciamo, di nuovo un po' di stampo americano, vedete qui US, e sta dicendo: aspettate ancora, stiamo scavando, stiamo perforando. Avendo detto questo, lasciatemi, diciamo, le ultime tre slides con un po' di constatazione, diciamo.
un po' più generali, se vogliamo. Allora, questo è un po' il riassunto di quello che vi ho detto, diciamo. Io penso che la scienza computazionale sarà la vera rivoluzione nel campo della scienza e della tecnologia nel corso del XXI secolo. Una cosa che a me fa impazzire, piace da morire, la scienza computazionale è quella che io chiamo potentemente democratica. Scusate, qui c'è un grassetto che è scomparso. Nel senso, è stata sviluppata storicamente in Europa, negli Stati Uniti, però se vogliamo non ha bisogno di infrastruttura, soltanto di intelligenza e di conoscenza, e può essere condivisa liberamente. E quindi in questo momento nuovi gruppi di scienza computazionale stanno spuntando in tutti quei paesi che non potrebbero permettersi in questo momento di competere con l'Occidente con infrastrutture costose, ma hanno bisogno semplicemente di un computer e del software scientifico che noi spesso sviluppiamo e condividiamo liberamente. Diciamo, l'altro dato ottimista ed exciting è che data science, la scienza dei dati, si sta combinando con la scienza computazionale come il nuovo paradigma per cercare di capire e predire quello che succede in fenomeni molto complessi. Allora, questo sviluppo scientifico ha sempre delle ricadute tecnologiche, e la tecnologia, come sapete, ha un doppio taglio, e per questo sono voluto tornare a questo caso della sintesi dell'ammoniaca. Questi forse sono due numeri che potete ricordarvi, diciamo, sono stime con dei grandi errori, però l'ammoniaca è fondamentale alla base della produzione dei fertilizzanti. Prima dovevamo andare a scavare le isole di guano al largo della costa del Cile, e quindi la produzione dei fertilizzanti nel bene e nel male ha rivoluzionato l'agricoltura del XX secolo, e spesso si parla di 1 miliardo di vite salvate. La ragione per cui io non muoio di fame come i miei nonni è precisamente questa. Quindi abbiamo salvato 1 milione di vite, ne abbiamo fatte fuori circa 150 milioni, perché l'ammoniaca è anche alla base della produzione degli esplosivi, diciamo. Quindi la rivoluzione positiva e la rivoluzione negativa. Secondo me è largamente impossibile predire le conseguenze dello sviluppo tecnologico. Ovviamente se ci mettiamo a lavorare su nuovi esplosivi sappiamo in che direzione stiamo andando, ma in moltissimi casi è quasi impossibile prevedere le conseguenze e soprattutto controllarle. Ma allo stesso modo non possiamo fermarci, non c'è un modo pratico per fermarci che sia democratico. E quindi qui uso le parole di Thomas Eliot, che dice "There is only the dying". C'è l'etica e la morale e l'intervento della società nel gestire la tecnologia. E questo mi porta all'ultima slide, che forse è la più controversa, diciamo, perché io penso che gli individui siano abbastanza impotenti di fronte alla tecnologia, alle sue conseguenze. Vi ho fatto 3 esempi che a me sono cari. Diciamo, qui dico becoming addicted to Facebook, diciamo, questo è un problema forse molto più negli Stati Uniti. Tutti i miei colleghi americani oramai fanno le riunioni di gruppo e hanno 25 studenti di fronte a loro che, invece che ascoltare e pensare, aggiornano la loro pagina Facebook. Ho fatto una scuola l'anno scorso in Inghilterra, a Windsor, e ho cercato di stimolare gli studenti, e loro mi hanno risposto in un modo interessante. Mi hanno detto "These days we are so busy broadcasting our lives". In questi tempi siamo così impegnati a comunicare quello che facciamo che non pensiamo più a quello che facciamo. Quindi questo, se volete, un po' più scherzoso, però diciamo, e di nuovo, questo forse è un problema più serio al di fuori dell'Europa, però ad esempio tutti i dati privati finanziari, tutti i dati sulla propria healthcare, sulla propria salute, se voi viveste negli Stati Uniti sarebbero alla mercé di tutti. Io posso comprare i vostri dati, diciamo, e sapere cosa avete, posso sapere, diciamo, quanto pesavate 3 giorni fa e qual è la vostra pressione, e se forse non è il caso di assicurarvi e proteggervi perché avete uno stile di vita un po' pericoloso. Quindi in generale, e questo forse è l'ultimo esempio, quello di interi stati che si
occupano di raccogliere dati personali. Quindi in generale stiamo perdendo questa battaglia, cioè siamo come individui, non abbiamo alcun potere nei confronti della società, delle tecnologie, e quindi è fondamentale, diciamo, coalizzarsi in una società, in uno Stato, in una nazione per proteggere queste libertà. E forse, diciamo, la Svizzera ha una grande opportunità anche in questo campo per proteggere e difendere la privacy dei dati personali, in particolare quello che storiamo nella cloud. Voi sareste sorpresi se vedeste per un attimo quante persone hanno informazione su quello che fate, o soprattutto i propri dati. E quindi, per concludere in bellezza, vi dico grazie per averci ascoltato.